al prossimo argomento, vero Federico? Sì, il prossimo argomento in scaletta, parliamo dell'analisi del Brexit. Chi è che non ha mai sentito parlare? Dai. Parliamo dell'uscita della Gran Bretagna. È vero, Raffaele, quante volte tu sei andato a Londra? Dici, mai. Ecco perché sono usciti, perché praticamente non hanno nessun ritorno da parte tua. Analizziamo questo aspetto dal punto di vista tecnico e ecco. Praticamente... Ma in maniera soft, perché sennò due maroni, no? Diciamo che la Germania esce sempre più forte da questo, perché uno dei timori è che la Germania sarà ancora più dominante nelle politiche economiche dell'area euro. Abbiamo una considerazione fatta da un premio Nobel. Tu sei mai uscito con il signor Joseph Stiglitz? Non conosco, onestamente. Eppure lui è un economista. Tu praticamente devi coltivare un attimo più gli economisti. Ecco, sì. E il signor... Ho messo già bene io con gli economisti. Il signor Stiglitz, che praticamente chi? È un economista. Un economista che dovrebbe essere famosissimo. Tedesco. Ha definito tecnicamente fallito l'euro a causa delle politiche tedesche, e questa considerazione è stata appoggiata anche dall'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio. Chi? Antonio Fazio, come famosissimo, e ha detto che praticamente Fazio è tornato sull'analisi sull'economia nazionale e internazionale in un incontro promosso dalla Fondazione Formiche, anche proprio così sta scritto, e anche dal centro commerciale Spin, dove tu fai la spesa tranquillamente. Mancavano gli sponsor? Esatto, e sono su questi due, questo incontro promosso da questa fondazione ha puntato il dito contro Olanda e Germania, che hanno surplus commerciale e hanno traggono vantaggi dal funzionamento della moneta unica. Addirittura sulla Germania mette da parte più di 300 miliardi l'anno e lascia tutti gli altri paesi in deflazione. Tu sai cosa significa deflazione? Me lo spieghi tu magari. Dopo ti faccio un disegnino. Che produce bassa crescita e disoccupazione. Se non si rimettono in circolo 300 miliardi, cosa che tu già c'hai in tasca, praticamente non c'è speranza che l'Europa e la sua moneta restino. Ragazzi, siamo spacciati, sappiatelo. Siamo e praticamente sempre il governatore, il presidente della Banca Centrale, quello famoso, dai. Mario Draghi, aveva replicato che gli attacchi di Berlino contro la sua politica dei tassi bassi, sottolineando che il surplus della Germania ne è una delle cause principali. Quindi i tassi bassi e il surplus tedesco sono due gemelli dell'economia dell'Eurozona. Ecco. Il surplus è la causa dei tassi bassi, come dice giustamente il governatore. Insistendo sull'austerità, come dice il Financial Times. Financial Times è un giornale sempre di Londra, non puoi andare più perché hanno chiuso le frontiere. Benissimo. E praticamente l'austerità durante la crisi dell'Eurozona, insistendo su questa autorità e non ammettendo la spesa per investimenti in patria, Berlino ha contribuito a deprimere la domanda aggregata. Vedi, sembra molto Radio Londra, ti ricordi? Tutta economia. In pratica si è avuto che praticamente la conseguenza è che la Germania, finché rimane nell'euro, si avvantaggerà per la politica dei bassi tassi, questo a livello dell'economia nazionale. Ma possiamo parlare anche con i nostri cortesi amici che sono venuti a trovarci, cosa ne pensano? Chi è che è venuto preparato sull'euro? Qualche faccia preparata, e soprattutto qualcuno che ci dice cortesemente se anche Napoli deve uscire dall'euro, la Campania. Ah, proprio Napoli, non l'Italia. Napoli e la Campania. Ma l'Italia non c'è, non esiste. Se ci vogliamo aggregare anche noi a Londra. Massimo, allora, per quanto riguarda l'uscita, veramente mi ricordo quando dovemmo pagare una tassa per entrare in Europa, e a quel punto qualcuno diceva: ma dove di Napoli? Non è che ci potete ridare i soldi indietro, ce ne usciamo, all'epoca, quindi abbiamo un po' fatto da precursori a quelli, alla scelta della Gran Bretagna che ha deciso di uscirsene, anche se veramente la Gran Bretagna non ha mai, non c'è mai stata in Europa, perché l'euro non l'ha adottato, ha sempre guardato col naso storto, quindi è sempre stata con un piede dentro e un'altra fuori. Per quanto riguarda l'euro invece come moneta, facendo un attimo un discorso serio, non so quanti di voi hanno mai preso in mano una moneta guardandola con attenzione, una banconota. Allora, l'euro è un'anomalia come moneta.
perché sono cambiate parecchie cose, ecco. No, è un'arma non convenzionale in mano alla Germania, che la sta usando, come prima diceva Federico, a suo vantaggio. Infatti le banconote dell'euro sono le uniche banconote al mondo senza anima, non ci sono persone sopra, non c'è la faccia di nessuno. Sapete perché? Perché dietro non c'è un paese, ma c'è un'azienda privata che le conia. Perché dietro non c'è il controvalore in euro di proprietà di uno Stato che garantisce il valore di quella moneta. L'euro è una cosa nuova, non è mai esistito qualcosa come l'euro. E questo è un pericolo per tutti noi che l'adottiamo. Esattamente. Un applauso a Massimo allora per questa grande... Massimo ci ha fatto una considerazione interessante. Passiamo ad altri, vediamo se vogliamo sentire... Sì, Raffaele, vogliamo sentire qualcuno allora? Ma sì, certo. Ho una domanda per tutti voi. Quanti soldi avete? Quanti euro vi sono rimasti? No, questo è troppo personale, questo è troppo personale. Io non ce n'ho più, da questo punto di vista. Finivano il 31, mo il 23. L'ottimismo ci voleva proprio. Il mese si è accorciato, Alessandro. È la verità, infatti, d'altronde. Beh, insomma, sull'euro credo che abbiamo detto più o meno tutto, eh. Chi vuole aggiungere qualcosa? Non ve la calcate, dai. No, ci sta, abbiamo. Come ti chiami? Buonasera, io mi chiamo Achille. Io penso che sicuramente un dato di fatto è una cosa che possiamo constatare tutti: da quando c'è l'euro siamo tutti più poveri. Questo è il dato di fatto, perché credo ce ne siamo accorti più o meno. La vita è diventata più cara, l'inflazione chiaramente ha comportato una perdita del valore d'acquisto della nostra moneta, quella originaria, e il tasso di cambio non ci è stato favorevole, quindi tutto ciò che costava 5.000 lire adesso costa ad esempio 5 euro. Questo di conseguenza ci fa sentire più poveri. Quello che mi chiedo è che questa inflazione che è stata conseguente all'introduzione dell'euro, perché ha colpito così fortemente noi, il nostro paese, e non altri paesi come ad esempio la Germania? Per quale motivo? Perché l'economia tedesca è un'economia in crescita, è un'economia che ha un PIL positivo, non so nemmeno che percentuale esattamente, però ha interessato più noi e non le altre economie, quindi ci sarà qualche motivazione che poi io non... Insomma, nessuno può, nemmeno i ministri dell'economia possono dirlo. Diciamo, sono gli effetti che si sentono. E poi per quanto riguarda la Brexit, penso che in realtà nessuno sa che cosa succede adesso, perché non esistono altri casi simili in Europa e nel mondo, quindi non ci sono esperienze sulle quali ci possiamo basare. Eppure questo è vero. E quindi non sappiamo che cosa potrà succedere. Poi, tra l'altro, non si può dare a delle persone la responsabilità di prendere una decisione così importante, che una decisione dovrebbe essere presa dai governi. Le persone hanno deciso, gli inglesi hanno deciso, e io non so se per l'Italia potrebbe ripetere una cosa del genere. Non lo so, perché non ho la più pallida idea che cosa possa esserci dopo. Non so che cosa sia. Voglio dire, ho letto una cosa simpatica, ma era su Facebook ovviamente. Si trova di tutto, anche queste cose. È una cosa simpatica, diceva: ma gli inglesi per quale motivo sono usciti dall'euro? Forse perché vogliono una moneta loro? Forse perché vogliono un'unità di misura loro? Forse perché vogliono la guida a destra? Beh, ovviamente sono tutte cose che loro già hanno. Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Qui non si riesce nemmeno a spiegare. C'è un clima di disagio generale che in Inghilterra ha portato a questa decisione popolare. Tutto qui. Popolare o impopolare, poi esatto. Questo lo scopriamo solo vivendo, come invece diceva un altro grande cantante, Achille. Grazie a Achille, ringraziamo Achille, chiaramente, che ci ha fatto. Ragazzi, ma siete un bellissimo pubblico, ragazzi. Cioè, sull'euro io non ho messo su nessuno, io nemmeno faccio niente in realtà. Però io mi ricollego anche a quello che diceva il signor Massimo, no? Diceva che questa è una moneta senza anima. Però noi invece, la nostra radio, ce l'ha un'anima, vero Raffaele? Beh, certo. Quindi insomma, ne abbiamo tanti. Gli argomenti si intrecciano anche bene, Federico, tra loro. Abbiamo parlato di Facebook, dei social media, abbiamo parlato di WhatsApp, abbiamo parlato dell'euro. E quindi questi argomenti che si intrecciano, cos'altro ci vuoi proporre? Ma adesso io direi... Una piccola anticipazione, andiamo in pezzo musicale. Adesso facciamo una piccola anticipazione, adesso portiamo un pezzo musicale, poi parleremo del freddo, delle conseguenze del freddo, poi vediamo.
Per ora ci è venuto a trovare il vento. Raffaele, vogliamo annunciare il pezzo? Perché è famosissimo. Assolutamente sì, è uno dei miei.